i grattacieli nel deserto. Quel palazzo lì che ci saranno su 22 piani, 4 appartamenti ogni piano, ci sono 3 famiglie. Alcune di queste torri sono semivuote, torri di 20 e più piani, quasi tutte invendute. In Italia le case non si vendono, o meglio si vendono soltanto le case di lusso, perché da noi ci sono 2 mercati immobiliari, uno a cui si rivolge la maggior parte dei cittadini e uno più ristretto, di nicchia. Qui abbiamo 200 metri quadrati commerciali circa, con 20 metri quadrati di spazio esterno. Siamo leggermente sotto i 10.000 euro al metro quadrato, per un totale di circa 1.900.000. I nostri clienti cercano soprattutto la particolarità di uno scorcio sui monumenti, sui palazzi antichi, sui reperti storici. In alcune aree il prezzo delle compravendite è rimasto invariato e se non cresciuto addirittura, e le compravendite si continuano ad effettuare. Ma basta guardare al di là di queste piccole aree per scoprire un'altra realtà. Come va? Non va bene. Il mercato immobiliare in questi ultimi tempi ha subito una flessione notevole. Mentre prima riuscivamo a chiudere le transazioni in 3-4 mesi, 60 giorni, oggi siamo non meno di 6 mesi, 6-7 mesi, a volte neanche 7 mesi sono sufficienti a farlo. E i dati parlano chiaro. Possiamo osservare un meno 25% rispetto al numero di transazioni dell'anno precedente ed è un meno 25% sul 2011, che già scontava 200.000 transazioni in meno dai massimi storici. Dal 2005 al 2006 al 2007 ci sono sempre state oltre 800.000 transazioni. Da 800.000 transazioni negli ultimi 3 anni eravamo intorno alle 600.000 transazioni. Nel 2012 ci posizioneremo a 450.000 transazioni più o meno. Siamo tornati indietro a 20 anni fa, il numero di transazioni che avevamo intorno al 92-93, alla precedente crise. Quindi o si è troppo poveri per comprare una casa, o se hai una casa nessuno te la compra e il tuo capitale vale di meno. E il problema riguarda anche gli affitti. Vedo che ci sono parecchi cartelli come questi qua, con case in vendita, in affitto. Stanno anche per diverse settimane, forse anche per mesi. C'è un calo del valore dei canoni di locazione rispetto agli anni passati. Si registra un meno 12% con punte che vanno fino al 19% per i quadri locali. Perché si abbassano i prezzi degli affitti? Ma intanto perché c'è un'ampia disponibilità di immobili e poi perché i proprietari preferiscono abbassare il canone a fronte di una locazione più rapida e con maggiore sicurezza. E qual è l'effetto su chi le case le costruisce? La debolezza del mercato immobiliare si riflette su tutte le aziende della filiera. Ormai il 20% dei fallimenti si osserva proprio su imprese del settore immobiliare. Quindi, ricapitolando, case ce ne sono da affittare, ce ne sono da comprare, eppure il mercato è fermo, perché le case sono troppe, ma i soldi troppo pochi. Abbiamo avuto un sogno di comprare una casa, l'abbiamo comprata facendo un mutuo, è andata bene per un certo periodo di tempo, poi mia figlia ha cominciato a perdere il lavoro, abbiamo avuto delle difficoltà nel pagare le rate, ad agosto è venuto l'ufficiale giudiziario e ci ha detto che a gennaio metteranno in vendita la casa. Ogni fascicolo di queste è una storia e una famiglia che ha dovuto vendere casa o ha perso casa all'asta. Quindi c'è chi ci prova, ma non ce la fa. Le famiglie perdono la casa e le banche cercano di recuperare quanto possono. Noi siamo uno studio che si occupa di immobili che hanno problemi giudiziari. Normalmente sono immobili pignorati. Interveniamo per vendere l'immobile trattando con le banche. Questo è il divano dove molto spesso le persone che mi raccontano la loro storia hanno bisogno di sdraiarsi e praticamente l'abbiamo dovuto mettere a posto. Solo nel 2011 in Italia ci sono stati circa 42.000 pignoramenti e il trend purtroppo è in crescita. La paura, per ora smentita dagli operatori, è di finire come la Spagna, dove le banche si sono trovate piene di case che non valgono più nulla.
e senza i soldi che avevano prestato. Non ci sono soldi, non c'è, non gira moneta, non gira niente. Non è che fai formichina, dici dai, a fine mese ho 700 euro, mi metto da parte, piano piano, non ci arrivi. Perciò come fai a comprarti casa?